Allora, io dopo anni di studi, ricerche, di collezionismo, finalmente sto cercando di realizzare in minima parte il mio sogno, cioè realizzare una bottega del ceramista, del cannataro, con tutti gli oggetti d'epoca, ma non solo gli oggetti diciamo di ceramica, ma anche gli strumenti, mezzi e strumenti. Per esempio c'è questo tornio che è unico a Caltagirone, perché è un tornio dell'Ottocento, quello che funzionava a pedale, ma oltretutto diciamo anche tutti gli attrezzi che si vedono, questo oggetto qua che è di particolare interesse, la stessa cosa si può dire anche per quanto riguarda il modellato. Ci sono forme autentiche diciamo dell'epoca che mi sono state tramandate da artigiani della fine dell'Ottocento, e poi abbiamo la zona della decorazione con gli studi degli smalti antichi per riproporre nuovamente quello che si realizzava in ceramica, tutti gli oggetti d'uso che venivano usati giornalmente in tutte le case, in tutte le famiglie. Per esempio l'avvento della plastica è stato quello che ha distrutto le ceramiche d'uso, perché tutto quello che adesso è di plastica nelle case allora era in ceramica, dai servizi igienici, in cucina, tutte le stoviglie, cioè, che ora andiamo a vedere qua sopra, perché alla bottega ho inserito anche l'abitazione con tutti diciamo i suppellettili, con tutti i mobili, con tutti gli arredi dell'epoca, e con particolare riferimento proprio alla produzione delle ceramiche. Per cui diciamo, questo vuole essere una piccola dimostrazione, perché il progetto è molto ambizioso. Il progetto prevede le quattro botteghe, perché sono quattro le botteghe, non una, perché c'è un stazionario, c'è dalla cava alla plasticità della creta, quindi tutto il ciclo di lavorazione. Poi c'è un quartararo, che sarebbe quello che produceva tutti gli oggetti fatti a tornio, il modellatore, plasticatore, e infine il maiolicaro, il decoratore, quello che smaltava e decorava tutto il processo di lavorazione, che comprende le quattro botteghe. Dopodiché è prevista anche, qua io l'ho fatta ma in maniera molto sacrificata, molto ristretta, ho fatto l'abitazione del fine dell'Ottocento, fine Ottocento, inizio Novecento, e ho riproposto, ecco, quindi allora le quattro botteghe, la casa museo, e poi c'è l'esposizione degli oggetti d'arte, sempre che vanno dal Settecento agli inizi del Novecento. Un'altra sezione, cioè il museo vero e proprio, dove diciamo il visitatore può avere la possibilità di acquistare le copie che riproducono fedelmente quelli originali. Infine c'è la ciliegina sulla torta, unica al mondo, che sarebbe il Museo della Formella, dove questo oggettino, che serviva per i dolci, ha tutta una storia particolare, di cui io l'ho messa per iscritto in un libro. E questa storia, cioè la formella, non è mai stata presa in considerazione. Infatti della ceramica di Caltagirone è stato detto di tutto di più. Arrivavano nella formella e non avevano nulla da dire. In realtà io ho tirato fuori che la formella non è altro che l'oggettino in ceramica di Caltagirone che è completo dal punto di vista iconologico e iconografico. Cioè in sostanza c'è tutto.
ho fatto sempre un'anticipazione, un esempio in un altro luogo qua in via Roma, vicino alla piazza, dove c'è un altro museo ancora interessante da visitare. C'è appunto il Museo della Formella, il Museo del Presepe Popolare, il Presepe degli Umili, quello dei poveri, che si faceva in tutte le case, che si faceva per pregare. Ogni statuina e ogni elemento non era altro che, diciamo, aveva un significato ben preciso, non c'era niente di casuale. E poi c'è, diciamo, la sezione, sempre nella casa museo di via Roma, c'è la sezione dei fischietti, i fischietti popolari, anche questo un oggettino tipico di Caltagirone che ha dei significati profondi.